Le relazioni, soprattutto quelli con gli amati nella nostra famiglia, quelli con cui condividiamo passaggi di vita importanti, i nostri partner, i nostri figli, le nostre figlie, sono situazioni dove gli equilibri tendono a saltare spesso e saltano perché non si sa come affrontare i passaggi in queste relazioni in modo evolutivo. Quindi da una parte ci sono delle leggi più grandi, quelle che noi chiamiamo, come ci ha passato Bertellinger, ordini dell'amore, che ci insegnano che esistono proprio degli equilibri da osservare. Dall'altra parte c'è la questione consapevolezza. Allora, incontriamo continuamente coppie che come genitori non riescono a fare un salto di qualità rispetto ai propri figli che crescono, persone che vivono in contesti familiari che cambiano perché magari si allargano con altre relazioni e si invitano nelle famiglie figli di altri, di matrimoni precedenti. Vanno gestiti degli equilibri che soprattutto negli ultimi anni sono cambiati molto all'interno delle famiglie. Ci sono delle separazioni che vengono richieste e c'è il timore di uscire da delle zone di comfort.